Buongiorno soprattutto a quelli che nella loro frustrazione hanno visto bene di mettere in atto un agguato nascosto. Alla modalità di Leibniz e di tutti quei furbi del paese che pensano di essere portatori di verità e invece tutto ciò che fanno lo producono nelle tenebre e nel buio. Si è aspettato di valutare, dopo aver visto i video, che probabilmente non eravamo proprio tutti sul posto e quindi avrebbero potuto agire indisturbati. Seguiranno alla conclusione di questa diretta, a cui ho voluto dare il tempo a chi è addetto ai lavori a disturbarla sin dall'inizio, cosa che non è stata possibile quando eravamo lontani, lontani, lontani e le celle hanno fatto fatica, fatica, fatica. Mentre invece adesso potete ridisturbare l'immagine, che non so a pro di cosa, ma a noi piace. Questo modus operandi degli addetti ai lavori a noi piace perché ci dimostra tantissimo, soprattutto ci permette di fare uno studio psicologico di chi c'è dall'altra parte. Dicevo che alla fine di questa diretta si susseguiranno delle foto che dimostrano l'atto intimidatorio, forse hanno creduto, ma in realtà non è nient'altro che la conferma di una preparazione, strategia, premeditazione, è un reato, di qualcuno. E sapete com'è? Quando non si può identificare nella persona l'atto in sé e ci sono in essere delle segnalazioni, delle querele, delle denunce in merito alla possibilità di pericolo per le nostre persone, e a quel punto la denuncia con i dati di fatto di questi atti intimidatori può essere rivolta soltanto a quelle persone che sono a capo delle forze dell'ordine che devono essere, secondo l'articolo 1, in protezione veglia dei cittadini su questo territorio. Legge sulla pubblica sicurezza 1931 senza modifiche. È chiara, è perfettamente, legittimamente nella protezione dei cittadini sul suolo, chiunque essi siano, nazionalizzati, autonomi, apolidi, stranieri, tutti, perché la legge si rivolge a tutti, anche a chi non ha studiato, anche a chi non ha titoli, anche a chi non siede ad alcuni tavoli. E in questo periodo non vai in quelle barche lussuose o in quelle cene importanti, ma piuttosto magari è al Caritas a chiedere cibo. Ecco, la legge protegge soprattutto quel tipo di persone. Ovviamente la denuncia è stata prodotta, messa agli atti e ratificata ieri stesso, quando tra la notte del 14 e del 15 è stato prodotto questo atto, forse perché volevano cominciare a far festa, chi lo sa. Sapete com'è? C'è chi festeggia il 15 notte e chi festeggia il 14 notte, e forse qualcuno ha cominciato un po' prima. Complimenti, perché devo dire che per fare tutto ciò che avete fatto vuol dire che siamo nelle vostre grazie.
che sia nel bene o che sia nel male, l'importante è che se ne parli e si pensi a queste persone. Perché poi c'è chi da lassù, che è molto più grande di ognuno di noi, mette a posto quel pensiero, anche negativo che sia. Detto questo detto, io vorrei continuare nella lettura del sito ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e, ancora una volta, dimostrare con i fatti quanto non serve parlare, basta leggere. Nella tendina delle opzioni noi abbiamo documentazione e argomenti. Mi interessa in questo momento aprire la fascia argomenti. G7 salute, G20 salute, programmi e progetti internazionali, accordi bilaterali, Unione Europea. Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Consiglio d'Europa, Organizzazione Mondiale della Sanità, Nazioni Unite, Global Health Security Agenda. Devo dire che ci sono delle voci che immediatamente mi fanno comprendere che c'è qualcosa che non va. Perché un'Organizzazione Mondiale della Sanità che dovrebbe volgere a quelle che sono soltanto le argomentazioni sulla salute, non dovrebbe parlarmi di accordi bilaterali, programmi e progetti internazionali, cooperazione e sviluppo economico, Global Security Agenda. Effettivamente qualcosa non torna. Mi conferma, trattasi di un'azienda che ha del profitto, ha a fine semestre, trimestre, forse anche mensilmente, un resoconto da dover mettere in atto. Sono interessata in questo momento da programmi e progetti internazionali. Piano nazionale di ripresa e resilienza. Programma nazionale equità nella salute. Programma europeo salute 2021-2027. Programma mattone internazionale salute. Ve lo ricordavate? Ne abbiamo parlato. Progetto Rapid. Parto da quest'ultimo. Il progetto rafforzamento della capacità di gestione per facilitare l'avvio e l'attuazione del programma nazionale in materia di salute. Progetto rafforzamento della capacità di gestione per facilitare l'avvio e l'attuazione del programma nazionale in materia di salute. È nato per favorire il rapido avvio degli interventi previsti dal programma nazionale Equità nella Salute. Sì, è ancora una volta la conferma che ci credono cose. Ecco per quale motivo ci incanalano in protocolli. Ma sono io che con la capacità di parola, di pensiero e di espressione, anche se è prevista nella nuova riforma della giustizia, un cambiamento di queste possibilità? Ah no, sono diritti. Sono diritti, sono diritti e quindi non può una nuova riforma della giustizia prevedere un cambiamento della mia espressione e quindi prevedere che sia uguale a qualcun altro. Programma Mattone Internazionale Salute, ma ne avevamo già parlato. Si rifà al 2015? Si rifà a tutte quelle condizioni giuridiche che implementano l'identità digitale?
il riconoscimento e l'identificazione prodotto dagli enti riconosciuti dal cittadino? Sì, quella roba lì. Programma europeo 2021-2027 è un programma d'azione dell'Unione Europea in materia di salute. È il più ampio programma mai realizzato e ce ne siamo accorti. In ambito sanitario e in termini di risorse finanziarie. Cosa c'entra con la salute? E rappresenta la risposta dell'Unione Europea alla pandemia da Covid. Ah! No, perché qualcuno pensa che è tutto finito e che bastano l'incongruenza dei dati per dimostrare che non succederà niente. Sì. Programma nazionale Equità nella Salute. Il programma ha l'obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l'accesso in 7 regioni. Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Il Mezzogiorno. Il luogo dove la forza è maggiore, dove le persone sono più dure da morire. Avete capito, no? Ok. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vabbè, ormai sappiamo, no? Il piano è lo strumento di ripresa e rilancio economico introdotto, sì, è all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è all'interno di quella condizione che dovrebbe parlare di salute, sì. E, il piano è lo strumento di ripresa e rilancio economico introdotto dall'Unione Europea per risanare le perdite causate dalla pandemia. È diviso in 6 missioni. Ho ragione quando dico opere, parole, missioni. La missione salute sosterrà importanti riforme e investimenti a beneficio del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è soltanto un continuo dell'inizio già iniziato. Per il momento è tutto. Alla prossima.